Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova lezione del corso di chitarra jazz per principianti. Oggi studieremo le dominanti secondarie che sono utilizzatissime nella composizione degli standard jazz e non solo degli standard jazz, di qualsiasi brano jazz. Ovviamente, come al solito, seguiremo un approccio molto intuitivo, molto semplice, senza troppi orpelli teorici e poi, quindi, dopo aver introdotto le dominanti secondarie, gli accordi di dominante secondaria, andremo ad analizzare le prime 16 battute del brano famoso dello standard All of Me per darci una spiegazione per cui certi accordi sono utilizzati. Quindi lo scopo della lezione di oggi è duplice: studiare in generale gli accordi di dominante secondaria ed analizzare la prima parte del brano di All of Me da un punto di vista armonico. Per comprendere bene il concetto di accordo di dominante secondaria, dobbiamo ricordarci una cosa fondamentale che abbiamo studiato nella precedente lezione, cioè l'uso delle tensioni. Abbiamo detto che su un accordo di dominante possiamo suonare praticamente qualsiasi tipo di tensione dentro e fuori la tonalità, ad eccezione della settima maggiore. Però io adesso, a partire dal Sol, cromaticamente andiamo a provare tutte le note. Sol diesis, bello, no? Anche se il Sol diesis non fa parte della tonalità di Do settima maggiore, suona bene come tensione sul Sol settima, no? Sicuramente suona bene La, perché ci consente di formulare un accordo di nona, ma suona bene anche il Si bemolle. Una tensione un po' forte, ma suona ancora bene. Sicuramente suona bene il Do, che è la quarta. Ma suona anche bene il Do diesis, magnifica tensione. E così come sicuramente suona bene il Re perché fa parte dell'accordo, il Re diesis, molto bello. Suona bene anche il Mi, suona benissimo sicuramente il Fa perché è la settima. Ecco, chiaramente il Fa diesis, che è la settima maggiore, su un accordo dominante, beh, io ne sconsiglio l'uso, insomma. Però ecco, 12 note, 11 note su 12 suonano bene su un accordo dominante. Quindi che cosa vuol dire? In fase di composizione, chi compone un brano è chiaro che può utilizzare gli accordi di dominante come se fossero una specie di jolly, perché suonano bene praticamente su tutto. E quindi da qui nasce l'idea delle dominanti secondarie, almeno per come la vedo io. Cerchiamo di spiegarci meglio. Noi conosciamo, per esempio, nella scala di Do maggiore, gli accordi che si costruiscono sui vari gradi. Ciascuno di questi gradi si può trasformare in un accordo dominante, quindi il Do settima maggiore potrei suonarlo anche Do settima in un certo brano, in un certo tipo di brano, magari in una composizione. Non significa che siccome ho suonato il Do settima dominante vuol dire che sono andato nella tonalità di Fa settima maggiore. Semplicemente, in alcune circostanze, quel Do settima dominante può essere interpretato come un primo grado di dominante secondaria, cioè il primo grado della tonalità di Do maggiore e il Do settima maggiore. Però in alcune composizioni posso trasformarlo in un accordo dominante e quindi ottenere un primo grado di dominante secondaria, così come il Re settima minore potrei trasformarlo in un Re settima dominante, e quindi questo sarebbe un secondo grado di dominante secondaria. Il Mi settima minore potrei trasformarlo in un Mi settima dominante, quindi terzo grado di dominante secondaria. Chiaramente trasformarlo in fase di composizione, non posso sostituirlo, cioè è fondamentale cogliere questo aspetto. Stiamo parlando di trasformazione in fase di composizione di un brano, e quindi sapere che esistono le dominanti secondarie agganciate a una data tonalità ci consente di interpretare meglio il significato, il senso armonico di un brano. Non possiamo sostituire a un accordo minore un accordo dominante mentre accompagniamo, ma manderemmo completamente fuori strada il solista. Andiamo avanti: il Fa settima maggiore può diventare una Fa settima dominante, quarto grado di dominante secondaria, il Sol settima dominante, una dominante e basta. Il La settima minore può diventare un La settima dominante, quindi sesto grado di dominante secondaria, così come il Si semidiminuito può diventare un Si settima, settimo grado di dominante secondaria. Quindi, accanto in fase di composizione o di analisi dei brani,
quando consideriamo una data tonalità, non dobbiamo considerare solo i 7 accordi che si costruiscono sul primo, secondo, terzo e così via fino al settimo grado, ma anche eventuali dominanti secondari, accordi dominante secondario. Ora, questo concetto di dominante secondaria ci serve? Beh sì, se no non ve l'avrei spiegato. Cerchiamo di capire a cosa possa servire, analizzando le prime 16 battute del famoso standard All of Me. Il primo accordo, che dura 2 battute, è il Do settima maggiore. Poi troviamo un Mi settima dominante. A quel punto, leggendo un Mi settima dominante, uno potrebbe pensare che siamo andati nella tonalità di La minore. Invece, in questo caso, questo Mi settima dominante può essere interpretato come il terzo grado di dominante secondaria della scala della tonalità di Do maggiore, perché nella tonalità di Do maggiore il terzo grado è un Mi settima minore, ma in questo brano, Love Me, lo hanno trasformato in un accordo di dominante secondaria, suonando tra l'altro nella melodia proprio la terza maggiore del Mi, perché la melodia è triade di Do. E allora adesso parte con queste tre note. Queste tre note sono Si, Sol diesis, Mi. Il Sol diesis è la terza maggiore del Mi. Ok? E quindi, vedete, abbiamo utilizzato la dominante secondaria proprio per inserire questa tensione, questa terza maggiore, che non fa parte della tonalità di Do maggiore, ma in ogni caso, col concetto di dominante secondaria, è come se noi andassimo a estendere un po' l'insieme di note che possiamo utilizzare all'interno di una tonalità, purché le posizioniamo bene. Continuando ad analizzare il brano, subito dopo il Mi settima dominante troviamo un La settima dominante. Quindi questo Mi settima dominante, che cos'è? Questo La settima dominante, scusatemi, è il sesto grado di dominante secondaria della scala di Do maggiore. Poi cade su un Re minore settima, che è un secondo grado della scala di Do maggiore. Ritorniamo successivamente di nuovo sul Mi settima. Questo Mi settima di nuovo è un terzo grado di dominante secondaria, che cade su un La minore settima. Questo è un sesto grado della scala di Do maggiore, non è un accordo dominante, è un La minore settima. E dopo troviamo un Re settima dominante, che è un secondo grado di dominante secondaria della scala di Do maggiore. Il secondo grado sarebbe Re minore settima, invece abbiamo un Re settima. E poi un 2-5 nella scala di Do maggiore, quindi Re minore settima seguito da Sol settima dominante. Quindi, come vedete, senza l'introduzione delle dominanti secondarie noi non saremmo riusciti a spiegare armonicamente anche un brano che reputeremo semplice come All of Me, perché All of Me è bello proprio perché si utilizzano questi accordi dominanti secondarie che ci consentono di andare un po' fuori dalla tonalità di Do maggiore e andare a inserire delle note nel tema leggermente fuori dalla tonalità, ma che suonano bene sugli accordi di dominante secondaria. Ora bisogna stare attenti un pochino però agli accordi di dominante secondaria, perché è vero che su un accordo di dominante possiamo suonare qualsiasi tensione, però è preferibile scegliere le tensioni che in qualche maniera suonano bene sull'accordo da cui partiamo. Quindi faccio un esempio: il terzo grado in tonalità di Do maggiore è un Mi settima minore, però questo Mi settima minore ha una seconda minore, che le tensioni sono sempre la seconda, la quarta e la sesta, quindi ha una seconda minore, una sesta minore e poi c'è la quarta. Ok, quindi quando vado a trasformarlo in un Mi settima dominante, suonerà molto bene su questo accordo il Fa, come la seconda minore, quindi, così come suonerà molto bene la sesta minore e così via. Quindi diciamo che, come regola generale, sugli accordi dominanti suona bene qualsiasi tensione, però è chiaro che a seconda del contesto certe tensioni suonano meglio.
no? E quindi in particolare in una, su un accordo di dominanza secondaria andremo a prediligere quelle tensioni che fanno parte della, della tonalità madre da cui nasce appunto l'accordo stesso. Grazie infinite per la vostra attenzione e per aver seguito questa nuova lezione. Se vi è piaciuta vi prego di iscrivervi e di lasciarmi un commento così che io possa migliorare sempre di più questo corso di chitarra jazz per principianti. Buona giornata!